Buongiorno, nuovo vlog. Allora, volevo farvi vedere la panchina gigante che c'è a Cernobbio e che ovviamente verrà tolta praticamente alla fine di ottobre. E dato che non l'ho fatta vedere nel vlog, nel video e su YouTube, ma l'ho fatta vedere solo su Instagram, ho fatto anche le foto, per cui le foto che ho fatto della panchina li vedete praticamente sul mio Instagram, per cui se non mi seguite andatemi a seguire su Instagram che vedete le foto della panchina. Oggi è una bellissima giornata, c'è il sole, per cui adesso andremo a Cernobbio, vi farò vedere la panchina sperando che non c'è tanta gente e poi vorrei andare a Lidl a fare un giro. Per cui oggi vediamo cosa farò. Riprenderò quello che faccio e niente. Comunque io vi lascio il vlog, vi lascio il video e ci vediamo dopo, perché adesso sentite il rumore perché sta andando l'asciugatrice. E dato che ho appena finito di registrare i video, allora sta finendo la lavatrice, l'asciugatrice, così almeno poi finirò di registrare il video. Per cui verso le 3 usciamo e andiamo a Cernobbio, così vi faccio vedere più o meno il paesino di Cernobbio e dove abito io, per chi ancora non l'ha visto, ma credo che avevo già registrato Cernobbio. Vabbè, comunque ci vediamo dopo. Riprendere la gente perché sennò poi si lamenta.
Ho minto la sesta. Sì, il tempo... Facciamo... Ho preso il no. 4:20. Vabbè, un po' di gente c'è. A parte che fa caldo. Ah, è vero che c'è il camion lì, il bus, pieno di fiori. Invece... stanno ancora mettendo a posto, perché non c'è, c'è stata l'alluvione e ancora non hanno messo a posto dove è caduto il collo. Adesso andiamo a vedere il bus, che ogni anno c'è sempre il bus pieno di piante dentro. Piccioni. Vediamo il bus pieno di piante. Questo è il bus pieno di piante. Ma le orchidee sono vere o false? Sono vere. Sono vere. No, sono finte. Ma che cazzo? No. Sembrano vere di altri anni alla meglio. C'erano i fiori. Trono. Questo è il bus pieno di piante. Questo è vero. Si affaccia fuori. Ma la smetti. Questo è finto. Sì, questo è vero. Non l'ho visto di là. Vuoi guidare? Se vuoi guidare... Sembra di andare a correre con queste scarpe di Zara. Puzzoletta, ho passato tutti gli uccelli. Qui c'è la panchina. Grazie.
tornati a casa, sono le 5. Vi faccio vedere cosa ho preso al Lidl. Ho speso 4,77 euro, perché sennò alla fine stavo prendendo tutto il supermercato e ho fatto veloce, perché sennò andavo a finire che davvero compravo di tutto e di più. Perché c'è praticamente la festa degli americani, mi sembra, e dal Lidl c'è queste cose qua. Infatti ho preso, ve l'ho fatto vedere la clip, ho preso i muffin, questi qua, al mirtillo, che voglio provare a fare una ricetta. Cioè, in teoria la proviamo insieme in un video di ricette, a vedere se sono buoni e come vengono, per cui l'ho preso solo per il video. E poi ho preso questi, che secondo me le farò anche questi su un video ricetta. Dobbiamo solo aggiungere praticamente il latte e poi, secondo me, un video ricetta anche su questi sarebbe. Perché questo qua è al caramello, pancake al caramello. Poi c'era il cioccolato e quelli normali. E poi, ovviamente, ho preso il succo bio alla mela, che ovviamente l'ho quasi bevuto perché avevo sete. Vi dico i prezzi. I pancake 1,49 euro, il succo di mela 1,79 euro e il preparato muffin e mirtilli 1,49 euro. Questo è praticamente, come nel braccio, è praticamente quello che ho comprato, per cui poi registrerò i video e farò queste ricette qua degli americani. Detto questo, io alle 6 devo partire da casa, perché alle 7 io vado a lavorare fino alle 11:30, per cui io direi che chiudo il video, perché devo cambiarmi. Infatti sono vestita così, con scarpe da Zara e maglietta praticamente di Primark, di Minnie. Per cui tra 2 orette devo andare al lavoro, per cui è inutile che riprendo, registro. Io direi di finire qua il vlog, così voi lo vedete sabato. Sì, questo vlog lo vedete sabato, perché oggi è lunedì e dato che martedì e giovedì sono già programmati i video che ho già registrato, e montato, per cui voi questo vlog lo vedete sabato, lo metterò per sabato in teoria, spero, se no lo vedete per la prossima settimana. Adesso vediamo. Comunque niente, volevo fare questo vlog un po' diverso dal solito e farvi vedere quello che c'era a Cernobbio, perché poi a ottobre, fino a ottobre, eliminano queste, allora elimina sia il bus che la panchina gigante. Comunque mi raccomando, su Instagram ci sono le foto, vi aspetto su Instagram. Grazie per chi mi seguirà e ovviamente grazie per chi mi segue da poco qua su YouTube. Detto questo, ci vediamo al prossimo video, perché io chiudo qua. Non so quanto è durato questo vlog, spero non l'eternità, perché sto cercando di non farlo durare tanto, e basta. Ci vediamo al prossimo video. Ciao!